Ehi, benvenuti! Ciao Ambo! Pubblicità, però possiamo dire tranquillamente che è partita la prevendita di Alzheimer! Non ve lo scordate! Perché mi sono dimenticato di mandare tutte le pubblicità Uno delegate si con. fa il mazzo, impazzisce presso esecutivi, comunicati stampa, vari e tutti Esatto, scordi. però noi oggi abbiamo una cosa fantastica, Sì. abbiamo una notizia fantastica. Chi è di nuovo con noi dopo tanto e tanto e tanto e tanto e tanto tempo? Alessandro Gamma! Ciao Ale! Ciao, ciao a tutti. Ciao Ale, Da quanto grazie. tempo? Come Tra stai, l'altro, Ale? a volte ritorno. no, approfitto della diretta per dirti che ti incastrerò ancora per fare quel famosa puntata da fare con Antonio Serra, dedicata a Godzilla, che ancora abbiamo lì. Certo, c'è anche un film in uscita, quindi cogliamo doppiamente la palla al balzo. Esatto. Bravo, Intanto oggi bravo. siamo qui per parlare di Wolf Walkers. Ho detto bene, Wolf Walkers. Sì, Wolf Sì, Walkers. Wolf Walkers, il popolo dei Popolo lupi. dei lupi, chiamiamoli, diciamoli in Popolo italiano, dei va. lupi. In Italia piace mettere sempre il sottotitolo. Popolo dei Esatto, esplicativo. che è un film di animazione fantastico, bellissimo. È un film d'animazione splendido visivamente e anche contenutisticamente, che è già da, diciamo, ormai un paio di mesi disponibile in esclusiva su Apple TV Plus, che è appunto una piattaforma di Apple. Diciamo che da un lato, come tutte le proposte uscite nel 2020, arrivate direttamente in streaming, è un peccato perché, appunto, come ogni film, a maggior ragione quelli belli come questo andrebbero visti al cinema. Purtroppo, il secondo purtroppo deriva dal fatto che, appunto, Apple TV non è così ancora diffusa in Italia e quindi, avendolo in esclusiva, rimane, come dire, un prodotto per pochi. Però, insomma, diciamo che queste piattaforme ormai si stanno sfidando a colpi di esclusive, quindi giustamente cercano di trovarsi un loro pubblico. E io confido che prima o poi uscirà anche in home video, quindi un po' come è successo per La canzone del mare. Bellissimo, Esatto, bellissimo. è il film precedente di Tom Moore, poi magari approfondirò quando comincio un po' ad introdurre il film. È un film del 2014, quindi un film che è arrivato quasi 7 anni prima di Wolf Walkers, ma questo è abbastanza comune per chiunque segua l'animazione, perlomeno quella classica, disegnata, sa che servono tempi molto per realizzare un film, un po' come sta dimostrando anche Miyazaki col suo prossimo lavoro, che appunto richiederà a quanto pare altri 2 anni, proprio perché lo stanno realizzando in animazione classica. Una tecnica che ormai va sempre più a sparire, quantomeno nei cortometraggi, mentre invece nei corti, però, appunto, Wolf Walkers beneficia anche del fatto di essere realizzato in animazione classica, quindi con disegni a mano. E questo appunto si può vedere benissimo quando si guarda il film. Dicevo Perché che. oggi parliamo di questa film d'animazione? Perché comunque adesso ci sarà Gaia, Sì, che ci ha Ruggeri, lavorato. che ha Sì. lavorato, ci sono anche più italiani che hanno lavorato in Sì, questa. c'è pure Federico Pirovano. Ma ce ne sono tanti altri che mi ha detto Anche. Gaia, che hanno lavorato a questa produzione, tra l'altro una produzione europea, il che è con una qualità altissima, perché non è un 3D che ci si aspetta sempre ormai, ultimamente la tendenza è quella di creare dei 3D ed animazione, ma è un 2D però con degli interventi 3D, cioè dal punto di vista tecnico è abbastanza particolare come animazione. Dicevi Alessandro, appunto, che non è il primo titolo portato da questa casa di produzione, ne hanno fatto tantissimi altri. Esattamente, ed è diciamo il terzo di Tom Moore, per chi lo conoscesse appunto per La canzone del mare, è
praticamente Wolfwalkers è il capitolo conclusivo di questa trilogia ispirata alla mitologia irlandese, di cui fanno appunto parte sia la canzone del mare del 2014 che The Tick, che è del 2009, ed è ad oggi ancora inedito peraltro in Italia. Appunto, chi ha visto Wolfwalkers, perlomeno il trailer, avrà notato diverse similitudini nella storia narrata quanto nell'aspetto visivo, perché è molto particolare lo stile adottato sia da Moore che dal suo studio di animazione, che è la Cartoon Saloon, che è una delle case produttrici. A questo punto farei entrare Gaia, che appunto collabora con Cartoon Saloon. Ciao Gaia! Benvenuta, ciao Gaia. Si sente? Nonché mia ex studente, Maria. È orgoglioso, Fabiano, aveva 5 anni, era alta così. Sono passata da mascotte del gruppo. No, allora, diciamo che Gaia ha 24 anni e già ha lavorato da una delle produzioni che probabilmente non si conosce, perché col fatto che vanno tutti per piattaforme, oggi senza il cinema aperti, probabilmente è più complesso, almeno in Italia, percepire quanto è bellissimo questo film d'animazione, è favoloso. Io ho visto quello precedente, questo ancora, ho dato un piccolo sguardo grazie a Gaia, ma è tecnicamente è favoloso dal punto di vista grafico, dal punto di vista anche della storia, cioè fondamentalmente è proprio bello, niente da invidiare alla Pixar. No, magari questa non li battiamo dai. Noi ci speriamo, non è che ci speriamo. Tra l'altro voi con Cineocchio, Alessandro, avete fatto anche un bell'articolo riguardo a questo film d'animazione. Sì, poi adesso non ho visto quanti articoli ci sono in giro, ma dove guardi c'è un articolo che fa i complimenti per lo stile, per la storia, e la cosa ci fa molto piacere, soprattutto vedere che finalmente ha un po' di risalto anche solo dal punto di vista grafico della storia. È bello vedere tanto riconoscimento. Sì, meritatissimo. Infatti anche nel pezzo che abbiamo scritto in fondo si citava tra le righe Soul, di cui si è parlato in lungo e in largo, come di ogni progetto della Pixar ovviamente, senza dare troppo risalto purtroppo ad altri lavori come appunto Wolfwalkers, che come dicevo appunto prima, ha avuto la fortuna di non arrivare al cinema come parecchi altri film del resto, tra cui Soul. Che bello! Ma anche è finito un po' su una piattaforma ancora tutta da scoprire, quindi arriverà un po' più lentamente, diciamo, al grande pubblico, un po' come era stato appunto per la canzone del mare. Era difficile non innamorarsi di queste immagini. Sì. Tu, Alessandro, da critico cinematografico, cosa pensi di questa strada di animazione? Perché fondamentalmente noi siamo abituati ormai che la Disney o la Pixar comunque affrontano il 3D, cioè vivono l'animazione in 3D e spingono tantissimo per questo tipo di animazione. Invece in questo caso abbiamo ancora un forte radicamento alla seconda dimensione più che alla terza. Sì, io penso che sia molto più laborioso e probabilmente meno redditizio o remunerativo da un punto di vista produttivo arrivare a realizzare un film in animazione tradizionale, come dimostra ampiamente il botteghino di opere uscite negli ultimi 10 anni ormai di questo tipo. Ovviamente, come dicevo, richiede un lavoro molto più complesso, molto più lungo, e quindi si sta andando perdendo, soprattutto in America, dove ormai da anni la Disney per prima ha rinunciato all'animazione tradizionale. Il Giappone la sta seguendo a lunghe falcate, purtroppo. Poi veniamo inondati da prodotti mediocri, come si può vedere tranquillamente su Netflix un mese sì e l'altro pure. Mi riferisco in particolare ultimamente dai Cavalieri dello Zodiaco ad altre, tutte molto realizzate velocemente, tutti molto in 3D, questo 3D grezzo che riflette un po' la necessità di andare veloci e che poi si ripercuote
troppo sulla qualità delle animazioni stesse, che se per un film, un lungometraggio, può risultare, diciamo, rilevante almeno quanto la storia, quindi il 3D può essere un brutto 3D, può essere sopperito da una bella storia, in un cartone animato più rivolto a fasce di bambini o così, invece risulta molto di più. E quindi diciamo che la qualità visiva conta più della storia in quei prodotti. Qui invece fortunatamente rimane un discorso molto europeo, che ci si può permettere in un contesto europeo, penso, molto fedele alla linea di Moore con i suoi precedenti titoli. Quindi adesso sarei curioso di capire quale sarà il suo prossimo progetto, se continuerà su questa strada molto tradizionale. Oppure, non posso dire i prossimi, io sola non posso. No, invece chiederei a Gaia, visto che raccontaci questa, esatto, come è andato tutto, come sei entrata e poi come si sviluppa, come è stato il lavoro, esatto, come è stato il lavoro su un progetto di queste dimensioni, perché comunque adesso si parla tanto di comunque di più blasonati di progetti Disney, ma questo progetto qua fondamentalmente ha richiesto un investimento sia economico che di energie, che di lavoro, che di impegno di tanti artisti, di tanti autori, insomma, è più che, insomma, importante dal punto di vista dell'animazione. Sì, è stato un impegno non indifferente. Allora, io ho avuto la fortuna, tra virgolette, ma anche ho lavorato sodo perché ero su un altro progetto dello stesso studio e mi è stato chiesto di passare temporaneamente per aiutare a finire il film. Avevano bisogno di cleanup artist e diciamo che come opportunità dire di no sarebbe stata veramente una stupidata. Quindi sono passata dall'altro progetto a questo, ho dato una mano per il cleanup. Per lo più ho avuto la fortuna di lavorare sulle scene dove c'è un tipo di linea che è andato molto bene con il mio stile di disegno, perché non so se posso parlare del film in generale o se faccio spoiler a qualcuno, in caso spoiler, nel film ci sono due tipi di linee, quindi è stato interessante scoprire anche durante la lavorazione come una linea entrava in una scena, quale invece era un altro tipo di linea, e come esperienza è stata molto bella, soprattutto perché io il programma che hanno usato loro, TV Paint, non l'avevo mai aperto prima di entrare a far parte del film, quindi lo studio è stato anche molto gentile, molto corretto a istruirmi precedentemente all'entrata al lavoro, e poi mi hanno insegnato praticamente scena per scena come funzionava il programma e come lavoravano. Il team è stato veramente fantastico, anche perché se non ci fosse stato un team fantastico sarebbe stato veramente dura riuscire a tenere conto. Diciamo che comunque è una cosa che fa piacere, nel senso, tu hai 24 anni. Va bene, scioccato. Cui, no, nel senso, sono scioccato perché ho provato le generazioni di questo periodo, insomma. Quindi avere una disegnatrice, comunque una professionista che si sta comunque entrando anche in un mondo di alto livello dal punto di vista dell'animazione, a quell'età vuol dire che comunque c'è possibilità anche per chi sta, chi è, sai che i giovani solitamente sono, io sono ormai anziano, posso parlare così, i giovani solitamente si lamentano del fatto che è difficile entrare nel mondo lavorativo, professionale, ma tu comunque a 24 anni già stai lavorando su un progetto di questo genere. Cosa occorre anche per lavorare su un progetto simile? Tu, che a parte che ruolo hai avuto all'interno di questo film di animazione, che è importante spiegarlo. Allora, all'interno del film io mi sono occupata del clean up, quindi prendevo le scene date dagli animatori, mi assicuravo che tutto fosse a modello, quindi schermo da una parte con tutti i disegni di tutti i personaggi in tutte le possibili view, in modo da essere sicuri che durante il film ci fosse un modello coerente da seguire. Prendevo il disegno, poi dovevo seguire le guide date dal brief dato dall'animatore principale e dovevo metterlo in stile con il resto dell'animazione. Soprattutto in questo film è stato particolarmente importante prestare attenzione a questi dettagli, perché se erano scene ambientate nella foresta, serviva un tipo di clean up
molto sketchato, molto fatto con la matita, sembra fatto con la matita, sembra lasciato a metà, tipo i vecchi film Disney che erano un pochino rough, mentre se era dentro la città serviva a prestare molta più attenzione perché dovevano essere linee nette, tagliate, molto dure, ed era una particolarità di cui abbiamo dovuto fare tantissima attenzione durante il film, eravamo proprio dentro dei compartimenti a sapere queste cose, perché se si sbagliava si vedeva subito. C'è una domanda per te, Gaia. Dice una domanda per Gaia: sì, che ritmi di lavoro ci sono per un film d'animazione? Tu, sì, conosci il mondo dei fumetti, un paragone. Allora, ritmi quante di ore lavori al giorno? 8 ore al giorno? Allora, 8 ore al giorno sicure. Se mi metto a fare i fine settimana, la direttrice mi cazia, perché almeno con questo, parlo di questo studio, visto che ho lavorato solo in questo, lavori quando serve, se non serve fare extra, non lo fai in questo caso. Lo studio ci tiene tanto, che visto che ci lavoriamo tante, tante ore al giorno, non facciamo ore extra che però non servono. Poi, se bisogna fare un pochino di più di lavoro, giustamente si rimane anche il sabato, ma se riesci a fare tutto in settimana durante quelle 8 ore lavorative, la direttrice barra il direttore sono i primi che ti dicono vai a casa a riposarti. Ah, no, mi sembra, in Italia non mi sembra che sia così. Alle 6 si è uscita prima, allora, mezza giornata. Al mondo del lavoro, fa il lavoro al massimo 3 ore, poi di disegno e poi viene mal di testa, si stancano, no? Poi chi invece ci lavora, lavora 15 ore al giorno e non basta mai, per cui sabato e domenica non esistono, cioè ormai è diventata una cosa. C'è una domanda anche di Gian Piero che sì, e poi passo la parola ad Alessandro per un'altra curiosità legata al film. Il film è stato pensato per un target particolare, ci sono state variazioni al soggetto o la sceneggiatura nel corso della produzione dell'animazione? Allora, variazioni nel corso dello script purtroppo non ne so molto, perché sono arrivata nell'ultima parte, tra virgolette, quando ormai lo script era settato, proprio anche quando avevano fatto l'ultima draft dello script e l'avevano approvata, non ero ancora a scuola proprio, ero ancora in classe a capire cos'è animazione, però posso dire che il target può essere anche per bambini, perché è una storia che ho feedback da conoscenti che avevano i bambini che hanno guardato il film, che hanno apprezzato tantissimo, non si sono neanche troppo soffermati sul fatto che magari in alcuni momenti può essere molto cupo, però va bene sia per adulti che per bambini, perché magari gli adulti riescono a tirarci fuori qualcosa di più del magari sul fattore storico, perché si incuriosiscono sull'ambiente, sull'epoca in cui è stato ambientato il film, magari il bambino non ci fa caso, però il bambino e l'adulto magari va poi a curiosare oltre il ah che bello il film. E a questo punto chiedi anche ad Alessandro, nel senso, tu da critico comunque cinematografico, pensi che sia come tipo di prodotto, come tipo di film è adatto al pubblico adulto, adatto al pubblico per i bambini, e cosa ci trovi di particolare rispetto a tanti altri prodotti dei film d'animazione? Sì, una cosa prima che non abbiamo introdotto, cioè diamo per scontato che chi ci sta sentendo l'abbia visto o comunque conosca la storia, ma in realtà non abbiamo detto nulla della trama. Esatto. Quindi sì, sinteticamente il film è ambientato alla metà del 1600, quindi è intorno al 1650, se sono corrette le mie fonti, più o meno, insomma, è una specie di, ovviamente, trattando di magia di Wolf Walkers, diciamo che è tutto immerso un po' in quest'epoca fantastica. Cioè, adesso mi collego poi alla tua domanda, Fabiano, perché appunto troviamo questa ragazzina che arriva dall'Inghilterra con il padre, e arriva in Irlanda con l'obiettivo e il compito di diciamo bonificare l'Irlanda dalla superstizione, e quindi i lupi fanno parte di questa tradizione antica, molto antica e radicata nella storia irlandese, e ovviamente gli irlandesi ci coabitano, ci vivono tranquillamente, anche se sono impauriti dai lupi in quanto tali, come nelle tutte le fiabe occidentali sono sempre stati visti male. Qui però questa ragazzina vuole diventare a sua volta cacciatrice,
e seguire il padre un po' fuori dalle mura della città, dove si vede un po' condannata a diventare la classica donnina di corte o comunque... di casa, la vestita. Sì, di casa, non cortigiana in senso stretto, ma diciamo addetta alle faccende domestiche o comunque alla una sorta di servitù però questo tempo libero diciamo che si frizza l'immagine. Sì, anche a me succede con voi ogni tanto. Infatti mi perdo sempre 30-40 secondi e devo cercare di capire cosa avete detto e poi rido e quindi faccio finta di avere... Allora vado a recuperare il link per vederlo. Sulla Apple TV. Il film si trova su Apple TV Plus. Detto questo, comunque, facendola breve, lei all'inizio è favorevole, insomma, un po' all'indottrinamento paterno, che è un cacciatore, quindi vuole semplicemente uccidere tutti i lupi della zona, se non che una volta nella foresta fa l'incontro con questa ragazzina dai capelli rossi, che si chiama Mev, non so bene la pronuncia irlandese, che è sempre un Mev. Po' particolare. Mev. Non l'ho sentito come l'hanno pronunciato in italiano, di tutta sincerità. Penso Mev, che è una ragazzina che è una wolf walker. Sostanzialmente i wolf walker sono delle creature umane di giorno e lupi di notte. Come degli spiriti della foresta, non so, cioè si può rendere, in qualche modo ci sono anche dei parallelismi con le opere dello studio Ghibli, se vogliamo. E su questo ovviamente diventeranno amiche e cominceranno a capirsi tra i due mondi, forza insomma, vabbè parlo a scherzo, ve lo scrivo no si capisce però si capisce quindi c'è tutta questa storia molto stratificata, diciamo che a un livello superficiale è un film che può essere tranquillamente visto da un pubblico di bambini, proprio anche piccoli, insomma è una fiaba sostanzialmente, quindi molto classica, sempre a un livello superficiale, quindi questa storia di amicizia tra due ragazzine che all'inizio sono molto diverse tra loro, vengono da due mondi totalmente opposti e in conflitto, che si scoprono amiche e combattono, diciamo, per l'obiettivo comune, che poi l'obiettivo comune è la pace, la tranquillità, la serenità, che è il grande tema del film. All'inizio invece c'è diffidenza, c'è odio, insomma, e qui subentra un discorso di un pubblico più adulto. Quindi, chiedono se il film è sottotitolato. Sì. È sempre meglio vederlo in lingua originale, come vi dico sempre a tutti gli incontri. Tra l'altro uno dei doppiatori del film è Sean Bean. Muore, o forse sì, invece no. È quello che muore sempre in quasi tutti i film, Sean esattamente. Bean. Anche il Trono di Spade è morto una volta, no? È uno famoso per essere morto nel Trono di Spade. Muore anche in Mission Impossible. Ok. Uno che muore. No, muore è benissimo. Quindi muore. Muore anche in questo film. No. Diciamo che è vicino. Chiede Gian Piero, ci sono collegamenti con altre leggende del folklore irlandesi classico, come ad esempio il leprechaun. No, a mio parere no, non direttamente. No, magari c'è qualche easter egg legato alla simbologia dei vari disegni, però non confermo né smentisco, perché con la simbologia ci hanno messo tante di quelle cose, tanta di quell'attenzione per i minimi dettagli che potrei dire cavolate, però di sicuro qualche riferimento magari in alcuni disegni riguardanti magari temi irlandesi potrebbero esserci, ma non collegamenti diretti alle precauni o altre creature della leggenda.
Gian Piero fa le battute, può fare sì, la maglia rossa di Star Trek, ci sta, funziona, la battuta è bellissima, bravo Gian Piero. No, invece chiedo ad Alessandro sempre dal punto di vista qualitativo, perché io adoro tutti i film di animazione, dal prete irlandese, dal frate irlandese fino alla canzone del mare, che è bellissimo, secondo me, dal punto di vista di forse è l'apice prima di questo che ancora non ho visto, ma non ho seguito bene come dovrei. Aspetta, la condivido perché con i ragazzi. Purtroppo la piattaforma certo. Apple è problematica per uno che l'Apple lo no, odia. Non è fischia, vero. Io odio disperatamente l'Apple a morte, veramente non si potrebbe dire, ma lo dico. Secondo me dal punto di vista artistico, e secondo me dal punto di vista dell'animazione, proprio dal punto di vista artistico dell'animazione, è uno dei prodotti più interessanti che ci sono da un po' di anni a questa parte. Bellissimo. Perché sicuramente della ricerca anche del decorativismo presente nelle animazioni, anche dal punto di vista grafico, che ormai è una caratteristica della casa di produzione. A meno di questa tipologia, perché ho visto che abbiamo fatto vedere tanti altri prodotti che sono totalmente diversi. Sì, c'è questa bidimensionalità che è totalmente ormai diventata inusuale da vedere e che appunto, come accennava Gaia, vediamo molti fondali quando c'è data lasciati grezzi, lasciati molto poco dettagliati, se vogliamo, rispetto ad altri che, cioè ad esempio questa idea, secondo me presa un po' dalle miniature medievali, i testi miniati, se li avete presenti, avevano queste decorazioni veramente monodimensionali o bidimensionali, ma dettagliatissime, ricchissime di parti, appunto, riprese. Credo che abbiano ci abbiano messo davvero tantissimo tempo a realizzarle e ad animarle proprio per questo, ma poi il risultato si vede perché non è tirato via. E quindi diciamo che, tornando anche al discorso della tridimensionalità, dell'uso della computer graphic, ok, ci sono tanti prodotti realizzati benissimo in computer graphic, però per me non c'è paragone proprio col disegno classico, tradizionale, a matita o a... e sempre sarà così. Io qui, chiedo a Gaia, perché secondo me... Un secondo il discorso su qual è il pubblico di riferimento di Wolfwalkers. Ti dico, il pubblico adulto può notare tante cose, e in più, come Gaia diceva prima, sicuramente Moore è molto irlandese e ha un'idea molto precisa del ruolo dell'Irlanda nella storia e anche rispetto... Avevamo visto, ad esempio, nel The Secret of Kells, anche lì si collegava all'invasione dell'Irlanda da parte dei vichinghi. Quindi lui sta un po' ripercorrendo in questa trilogia qui la storia irlandese, mettendola su un piano, diciamo, folcloristico, magico, eccetera, però per parlare di temi molto attuali. E secondo me in Irlanda il clima è ancora abbastanza teso, anche con la madre patria, se così la vogliamo chiamare, E qui si parla della natura contro la civiltà, si parla di paganesimo contro puritanesimo, si parla anche molto dell'invasore inglese contro la semplicità della vita irlandese. E diciamo che non sono solo riferimenti a 400 anni fa, diciamo che ci sono dei suggerimenti su come bisognerebbe vivere, insomma, tornare a un certo tipo di... l'importanza del, ovviamente al di là dei buoni sentimenti come l'amore e l'amicizia, lui mette lì tra le righe, ma neanche tanto secondo me, perché si vedono molto i rapporti con il dispotico e appunto questi Wolfwalker che sono un po' i reietti che vengono scacciati, vengono temuti da tutti. In realtà non sono cattivi, però ovviamente ci sono pregiudizi, quindi c'è anche il tema del pregiudizio. Insomma, si può vedere e rivedere
partendone sempre nuovi spunti, al di là ovviamente del rivederlo, e qui lo ridico, vederlo sul grande schermo secondo me non ha prezzo, quindi già. Fortunati quelli che l'hanno visto al Toronto Film Festival, dove c'è stata l'anteprima a settembre, non l'hanno più, cioè non c'è stata più possibilità di vederlo, però insomma merita, merita siede. Quindi in Irlanda sono riusciti a proiettarlo in alcuni cinema, qui in Irlanda sono riusciti, però solo qua in Irlanda purtroppo. Forse anche hanno fatto dei micro eventi per... Sì, sì, qui a Kilkenny, dove è situato lo studio, dove sono situata io, hanno fatto quanto più possibile, almeno anche solo per noi, per chi vive a Kilkenny e per chi ha lavorato al film o comunque tutto il resto della Cartoon Saloon, hanno provato a fare per quanto più sicuro possibile, quindi dividendo sindacale in sala, a mettere tutte le varie proiezioni, ed effettivamente c'erano. Chi poteva andare ci andava immediatamente. C'è gente che ci è andata anche due o tre volte. Hanno fatto bene. Ci sono due domande. Una di Giovanni dice: cosa vuol dire lavorare ad un film d'animazione raffinato e di qualità, ma di nicchia, in un mondo di, scusate il francesismo, rincoglionimento da cartoni non sempre di gusto? Rispondete e poi anche voglio parlare tu, Alessandro, su questo commento, su questa domanda. No, devo capire la domanda un secondo. No, perché allora, aspetta, cosa vuol dire lavorare ad un film d'animazione raffinato e di qualità, ma di nicchia, in un mondo, scusate, di francesismo, rincoglionimento da cartoni animati di dubbio gusto? Beh, lavorare su un film così di qualità ovviamente vuol dire avere ancora più attenzione per il dettaglio, però purtroppo non ho metodi di paragone perché questo è il primo lavoro che ho fatto letteralmente, quindi non ho presente altre produzioni, quindi non giudicherò niente a nessuno su quel fattore. L'unica cosa che posso dire è la Cartoon Saloon, anche per le serie più piccole, perché la Cartoon Saloon comunque ha serie di cartoni animati tipo Puffin Rock, che è per un pubblico più piccolo, e Dor Fandango, che dovrebbe essere appena uscito, non so se è già arrivato, penso che sia ancora solo in inglese, però anche con serie più piccole uno studio comunque può essere piccolo quanto vuoi, ma la qualità e l'attenzione al dettaglio ci sarà sempre, basta volerlo. Se poi vuoi tagliare i costi, si vedrà. C'è poco da cosa fare. Tu cosa ne pensi, Alessandro, di questo? Di questi generi di cartoni animati rispetto a quello che ha detto Giovanni. Allora, diciamo che farei una specie di distinzione, come avevo già accennato prima. Ci sono prodotti come i cartoni animati, come dire, seriali, con episodi la cui qualità può essere decisamente bassa, anche, cioè, soprattutto perché siamo nel 2021 ormai, e quindi uno si aspetta anche di non tornare indietro, ma di andare avanti. Io ti posso dire che prendendo Wolfwalkers, è un lungometraggio, paragonandolo alla media dei lungometraggi animati nell'ultimo anno, devo dire che la qualità di tutti i lungometraggi che ho visto è altissima. A prescindere che siano di nicchia, dicendo che poi sono di nicchia, non so, prendiamo ad esempio Over the Moon, che è andato in esclusiva su Netflix, possiamo considerarlo di nicchia, ma secondo me è un altro grandissimo lavoro. Ovviamente poi ci sono i film Pixar che viaggiano su altri budget, ma quello poi è relativo, perché Wolfwalkers avrà un budget diverso, ma la qualità non la vedo così lontana. Quindi, al di là di un... Posso dire più che la qualità, la personalità che ha comunque il film d'animazione. Perché è riconoscibile. Ormai, ha una riconoscibilità molto forte. Cioè, io riconosco... È come se ci fosse un autore unico dietro questo film d'animazione. Sì, com'è che vedi Miyazaki, com'è che vedi esatto, Pixar, esatto. Comincia a... Questa è un'impronta sua. Ma forse più anche più della Pixar, ti dirò, perché secondo me c'è un'impronta grafica molto precisa, molto forte, che lo identifica tanto. E forse non è più di nicchia rispetto alla Pixar, però mi dà l'idea che il problema sia più che altro di diffusione di questo prodotto, che di prodotto in sé. Purtroppo
purtroppo è trasversale a tutti i generi, non solo all'animazione. Se parlo dell'horror, della fantascienza, esiste solo l'America, molto, molto brutalmente. Quindi tutto quello che arriva di buono prodotto in Europa o anche in Asia ormai arriva davvero col contagocce. Quindi se hai la fortuna di vederlo in qualche festival, come fortunatamente riesco io, dici, ho visto questo, ho visto quello, ma è un film polacco, ho visto un film belga, e sono russo. Comunque loro piccoli. Russo. Adesso la fortuna è che ci sono alcune piattaforme, come Netflix, che raccattano tutto a strascico e ti propongono nel catalogo anche film di paesi normalmente fuori dai radar, dall'Indonesia alla Corea, però chiaramente c'è ancora di pubblico che se non sono doppiati, e Netflix non li doppia praticamente, quindi so che ridete perché devono fare il frizz. No, perché se sei alzato io faccio il frizz. Allora, no, ci sono delle domande interessanti. Sì, tra l'altro le domande, c'è appunto di Gian Piero. Sono state richieste particolari influenze da parte della Apple in corso di produzione del lungometraggio, e questa va a Gaia. Allora, e poi quella di... Si può vedere solo su Apple TV, per adesso. Questa può secondo me risponde più Alessandro, che lui bazzica mille tutte le piattaforme possibili immaginate. È un'esclusiva Apple TV. Quindi non la potete trovare a noleggio né da altre parti, almeno se non decideranno. Io già l'ho condivisa con i ragazzi, quindi probabilmente Giacomo vuole darci poi un'occhiata. A occhio, a sentore mio, però non confermo, non ho conferme, probabilmente entro l'estate potrebbe uscire in un video, quindi in DVD o in Blu-ray. Sicuramente diciamo che ci manca il cinema un po', da questo punto di vista. Sì. È una bella assenza. Sì, sì, decisamente. Sì. E invece appunto questa qui delle influenze da parte di Apple? Non confermo, non smentisco ancora, perché purtroppo durante la fase di script non c'ero, però comunque visto che Apple ha commissionato, Apple comunque ha l'ultima parola, quindi Tom magari ha avuto tutto lo script, hanno fatto tutto in studio, però poi era Apple che doveva dire sì, no, questo non mi torna. Poi ovviamente Tom avrà avuto l'ultima parola, perché comunque il film era suo, però Apple comunque c'è sempre lo zampino. Quindi ti licenzieranno per quello che stai dicendo adesso, magari Gaia. Una domanda, quanto tempo ci è voluto per realizzare questo cartone animato? Cioè, a parte quando sei entrata tu, cioè la tua parte quanto è durata, e poi tutto il processo di lavorazione più o meno di questo per farlo? Io ci ho lavorato sui 3-4 mesi più o meno, ho lavorato giusto per l'ultimo sprint finale tra Clean Up e i Tonals, quindi le luci e le ombre, giusto per finire tutto, perché dovevamo mandare via sto film e non ce la facevano più, però dura anni, è già da quando mi sembra ero a scuola con la Nemo, che mi sembra che c'erano già qualche rumore su Wolf Walkers, quindi parliamo di almeno 3 anni fa minimo. No, io di più. 2017 c'era già in giro un concept trailer. Infatti, e di sicuro era già da molto tempo prima che ne stavano lavorando, quindi di sicuro prima. Qui vediamo qualcosa di tuo, se non sbaglio, giusto Gaia? Sì, qua avevo, questa è la prossima slide, vabbè la prossima slide era più che altro giusto me che avevo fatto uno schizzo a cazzeggio, perché mi era piaciuta come prima esperienza e tanti complimenti allo studio che mi hanno lasciato lavorare su questo, ma la slide prima praticamente volevo far vedere che è comunque tutto materiale che si trova online, perché abbiamo altrimenti Apple col fiato sul collo, da lo schizzo come si arrivava poi alla fine. Io ho lasciato giusto questo per dare un'idea che qualcuno faceva lo storyboard, poi si passava alla fase dopo dove qualcuno faceva le pose, perché la Cartoon Saloon ha la particolarità che ha una persona o un paio di persone che mettono il personaggio in posa, trovano qual è la posizione chiave su cui poi l'animatore lavorerà, e in questo caso ho messo questa per esempio come scena, qualcuno le metteva in posa, anche solo Raff, poi l'animatore animava tutta la scena e poi io, Clean Up Artist, dovevo metterla o come Town Line o come Forest Line.
lì poi mi veniva chiesto a seconda della scena di metterlo, però volevo portare un esempio portando del materiale che posso far vedere per ora. Purtroppo vedendo, se si vedono le scene animate si capisce meglio cosa intendo per Townline e per Forestline. Infatti, ero curiosa di sapere cosa sono questi termini. Bisogna far passare l'animazione. Fingi forse di muoverti. No, no, Giovanni dice, chiede una cosa, che secondo me, quante persone lavorano ad un film simile? Stando ai titoli di coda, normalmente sono sempre tantissimi. Siete tutti a Kilkenny? Allora, adesso abbiamo 3 location a Kilkenny. Non possiamo usarne nessuna perché Covid, quindi evviva, avrei voluto tanto vedere l'ultimo studio, vabbè ci passo davanti in caso, sì. Siamo in tantissimi, non siamo tutti a Kilkenny, c'è tanta gente che può lavorare in remoto, e per fortuna, perché la Cartoon Saloon ci ha dato la possibilità di lavorare anche in remoto. Ovviamente, preferibilmente, è meglio se vieni a Kilkenny, perché almeno hai l'esperienza dello studio. Infatti sono felice di essere comunque a Kilkenny, anziché essere bloccata da altre parti. Però c'è anche gente... La Cartoon Saloon ci sono tantissimi italiani, spagnoli, francesi, qualcuno dal Brasile, Inghilterra. C'è gente da tutto il mondo, siamo tantissimi e c'è una variegazione non indifferente. C'è una domanda per te, Gaia. Se tu potessi scegliere liberamente un progetto o un soggetto su cui lavorare, quale potrebbe essere? Allora, se potessi, ma mi piacerebbe fare qualcuno dei miei progetti, ma sono cosciente del fatto che al momento non ho la maturazione artistica per fare un progetto che effettivamente potrebbe avere una qualità sufficientemente buona per essere considerato un progetto discreto. Ovviamente i miei sogni nel cassetto, che se riesco magari tra un paio d'anni, ma anche 10 anni, mi metto lì, magari faccio uno script fatto bene e propongo a qualche studio. Progetti effettivi no, per ora a me andrebbe benissimo lavorare e continuare a lavorare per altri studios, perché ho bisogno di fare esperienza e preferisco comunque vedere come lavora altra gente per acquisire quanto più possibile adesso. Non me la sento di fare come si dice in italiano, ma mi si è settato il cervello in inglese. Come dire in inglese? Diciamo che tu sei in Irlanda in questo lungo della gamba. Sì, ho il cervello settato in inglese dopo aver parlato per tutto il giorno in inglese. No, non voglio fare l'altolocata, non voglio pretendere di saper fare più di quanto posso al momento in parole povere. No, perché tu vuoi comunque essere in Irlanda, per cui all'inizio dovevi lavorare lì sulla sede, adesso state lavorando a distanza, per cui sì, normale che abbia il suo settaggio. Da casa. Esatto. Sì, sì. Lo studio ci ha dato una mano se serviva settarsi a casa, magari se c'era qualcuno che aveva la connessione un po' più instabile, si trovava un modo. Comunque lo studio ha tentato di aiutare anche sul fattore lavoro da casa, però sì, adesso sono in Irlanda e ci rimarrò ancora per un po'. Io in chiusura farò vedere qualcosa di tuo e poi mi dirai tu cosa far vedere dal tuo portfolio, perché c'è una pagina di portfolio comunque in cui possono vedere anche delle animazioni. Io mi ricordo la tua tesi che mi hai mandato sullo story, con una sorta di animatic, no? Dove tu raccontavi la tua storia. Ah, dove l'avevo messo dentro tutti, oddio, mi farà malissimo rivederlo adesso. Vedere. Io invece chiedo ad Alessandro una cosa, il fatto che noi abbiamo, perché sono tanti italiani che adesso lavorano, tu mi hai detto Gaia, io pensavo foste in pochi, invece in realtà siete tanti italiani che lavorano hanno lavorato in questo progetto. Per cui cosa ne pensa Alessandro del fatto che tanti italiani lavorano in un progetto che non è italiano, pur avendo avuto noi una tradizione dal punto di vista dell'animazione con Bruno Bozzetto e con altri, comunque la Lanterna Magica, penso, comunque tante altre realtà comunque produttive. Sì, allora, una domanda forse collegata alla trasposizione live action delle Winx. Sì. Non è questo? No, sento. Le fate di Netflix, dice. È frizzato il cervello su questa. No, però per dire, vedi, cioè, c'era Giovanni che stava chiedendo di eventuali trasposizioni, eccetera. Sì, allora, sappiamo tutti, cioè, collegandoci a una cosa che, come le Winx, prodotto italianissimo,
popolarissimo, di super successo, esportato nel mondo, bla bla bla, la prima cosa che fa Netflix lo prende, lo trasforma nell'ennesima serie un po' così così e diciamo lo brucia o lo trasforma in una cosa che non c'entra nulla o non lo so. La tradizione, io ne avevo parlato anche con Bozzetto stesso più di una volta, sia in interviste sia informalmente, e lui ha uno studio, o comunque i suoi figli, o suo figlio, non lo so bene, gestisce. Cosa si produce in Italia? In Italia l'ultimo prodotto che secondo me è stato molto valido è stato Gatta Cenerentola. Io rimango, sì, rimango sempre sul lungometraggio, perché i corti, medi, i cartoni animati sono, diciamo, un'altra categoria. Insomma, qui stavamo parlando di Wolfwalkers, quindi mi relaziono a un prodotto simile. È stato al Festival di Venezia, parlo di Gatta Cenerentola. Per me è un prodotto validissimo, anche quello non proprio per un pubblico di ragazzini. Ma anche gli orsi. Povero Pietro. Non ha avuto minimamente successo commerciale. Quindi Rack e altri, anche lì è passato molto tempo dal progetto precedente prima di riuscire a, come dire, a raccogliere il budget per farne uno nuovo. Vedi che poi esce, nessuno lo guarda, quindi vado a lavorare per uno studio da un'altra parte. Lo stesso, la famosa invasione degli orsi in Sicilia, prodotto di punta, se vogliamo, dell'animazione italiana o comunque franco-italiana. Anche qui, spinto male e incassi bassi, quindi non hanno avuto un successo sperato, non lo so, anche qui con Mattotti ne ho parlato, cosa si aspettava, cosa non si aspettava, grandi critiche, grandi recensioni, Festival di Cannes mi pare in anteprima, e poi una volta che però arrivi al cinema non hai quella stessa forza propulsiva, anche lì progetto studiato per molti anni da Mattotti. Quindi pari a nessuno, anche quelli in animazione classica, è andato male. Diciamo che gli esperimenti negli ultimi anni non sono mancati. Manca un pubblico? Grande domanda, qui è sempre il gatto che si morde la coda, cioè finché non lo propongo non posso sapere, finché propongo su Disney la gente vedrà Disney, il giorno che però non esce Disney nessuno va a vederlo, quindi vuol dire che nessuno lo vuole vedere. E ovviamente quello è che poi finisce su Disney Plus, cioè, scusa, su Apple Plus TV, o comunque è successo l'anno scorso, diciamo che Netflix nel 2019 aveva Dov'è il mio corpo, altro film d'animazione strepitoso, e aveva Klaus e I segreti di Natale, altro film strepitoso che nessuno ha visto al cinema, sono entrati nella cinquina per gli Oscar peraltro, che però poi sono rimasti confinati lì. Pubblico molto ampio, diciamo, su Netflix, quindi lo vedono 1 miliardo di persone nel mondo. Bisognerebbe parlare con i relativi registi, quindi Jeremy Clapin, e capire se loro vogliono lavorare su commissione di per finire su Netflix o su Apple TV o su Prime, pur di lavorare e poter far vedere pur di vedere i loro lavori. Oppure se c'è sempre in mezzo un discorso commerciale, perché io presumo che uno studio di produzione progetti un film che come penso funzioni ogni azienda. E quindi se io ho speso 50 milioni di euro per fare un film e ne incasso 25, o recupero tantissimo con l'on video, come può pure capitare, o se no al prossimo progetto passeranno 10 anni. Quindi... Però la strada scelta per Wolfwalkers ha dato comunque, cioè è la qualità che vince in questo caso, secondo me. Senz'altro. Cioè, ci sono un po' di domande. L'unica sfortuna è veramente il fatto che queste piattaforme, come dici anche tu, infatti Alessandro, relegano la visione è solamente una percentuale che è più bassa rispetto al cinema, rispetto alla TV generalista. Ma quello penso che andando avanti si assottiglierà, perché comunque abbiamo visto che pandemia ci ha messo
dato una spinta in tal senso, quindi ci sono stati balzi di iscritti su tutte le piattaforme, si andrà verso quell'idea lì. La televisione intesa come televisione perderà utenti, ma li prenderanno gli streaming. La differenza può essere solo che appunto il prossimo Wolfwalkers verrà prodotto direttamente dalla piattaforma e quindi a quel punto bene o male. Il problema di viene solo distribuito. Perché ovviamente se vuoi uscire al cinema ma poi esci in 5 sale non potrai mai tirare sui soldi che hai speso, detto brutalmente. Certo. Quindi o hai la potenza di fuoco per poterti permettere 1000 sale per paese e a quel punto rientri, oppure rimani confinato appunto alla visione locale del paese dove l'hai girato, come può essere Kilkenny, e dici lì ci sono andato 1 milione di persone a vederlo, però solo lì. Se ti accontenti, poi è brutto fare un discorso commerciale della cosa, però è evidente che oltretutto un lavoro tradizionale ha dei costi molto maggiori e anche come tempistiche molto più lunghi di un film in computer graphic, quindi subentrano tante cose, e capire cosa, per tornare a una delle domande, può diventare una serie TV o un film è difficilissimo. Quindi Gaia, se tu vuoi fare un progetto e lo porti a Bergamo, fai tutto da sola però, a Bergamo c'hai 1 milione di persone, tu hai fatto, ti è andata bene, insomma, devi farlo da sola però, così potrebbe funzionare. No pressure. Di lavoro e forse... Diciamo che non è diverso dalla produzione dei fumetti, diciamo che prodotto un fumetto... che poi venga tradotto, ma se tu competi contro la case grosse italiane, tu che non sei casa grossa puoi avere molto successo, ma non avrai mai la spinta pubblicitaria che ha la casa grossa. Ti asfaltano. Quindi puoi dire, io non ho bisogno di quel tetto di incassi della casa grossa perché me la cavo con molto meno, ma devi comunque farti vedere. È sempre lì, sono discorsi purtroppo commerciali, e quindi come Disney succede? Plus asfalterà tutte le altre piattaforme, a quanto sembra, cioè ha dei prodotti tutti suoi che prendono una grande fetta del pubblico, però diciamo che al di fuori della Marvel e di Star Wars e dei cartoni Disney, tutto il resto è ancora fuori per ora, per fortuna. Mm. Diciamo che adesso c'è dentro anche la cosa. Noi parleremo malissimo, magari in questo momento Gaia, tu non ci sono un po' di domande, da far vedere, però anche io ne avevo una. Ma il fatto è che il pubblico, la maggior parte del pubblico è abituato a un tipo di gusto grafico, e anche questo secondo me che rende più difficile l'avvicinarsi a dei progetti che comunque sono belli, ma non riescono ad avere successo. Perché lo frega un po', quello frega. Ho presente con, che l'ho fatto vedere i miei, l'aspettativa era una, poi è piaciuto il film a entrambi, però magari si aspettavano, ma non è come Disney, certo che non è Disney, non c'è scritto Disney sopra. Poi ovviamente se le persone si aspettano un film di un certo genere e poi se ne trovano un altro, magari per un attimo rimangono deluse, però c'è anche da dire che lì è il pubblico che deve anche aprire un pochino gli occhi verso un mercato che certo non si trovano davanti tutti i giorni, però bisogna scoprirlo prima o poi. Ma noi se sterminassimo il pubblico il problema si risolverebbe secondo voi? Cioè, si rifà da zero, vuoi ripartire? Sì, si scelgono solo quelli un pochino più reattivi e gli altri si eliminano fisicamente. Potrebbe essere una soluzione, secondo me sì. Cos'è? Selezione naturale dello spettatore? Non è naturale, è forzata, ma potrebbe funzionare. Allora, penso che comunque ci sia il pubblico, e lo dimostrano anche le recensioni positive, i premi vinti anche da prodotti strani. E non comuni, quindi poi a prescindere dall'educazione quotidiana del pubblico, che bisogna sempre motivarlo e spingerlo a scoprire, studiare, trovare nuove cose,
poi ti piacerà o meno come succede appunto nei fumetti, cioè c'è il disegnatore che ti piace di più come disegna, però racconta bene, oppure c'è il disegnatore che qui ci sono cose storiche di personaggi che ti dice disegnato male, no, non è disegnato male, parlo ad esempio di Fromel, che è un po' il caso limite di queste cose qui, tu puoi dire disegnato male, no, sta raccontando le cose in un certo modo, quindi vanno un po' educati, un po' se una cosa è positiva trova la sua strada, mettiamola così. Beh, io trovo comunque dal punto di vista visivo che sia stata la migliore alternativa dal punto di vista del film dell'animazione alla Disney, questa. Cioè nel senso che ha preso un'altra strada che più ti dico dal punto di vista del è più disegnata. Ricordo un po' anche le animazioni di Agli Stogati della Disney di un periodo, la carica del 101, insomma, in cui c'è una lavorazione più manuale, dove si vede il segno, il tratto, dove vedi anche a volte, sembra quasi la matita, no? Che c'è una lavorazione ancora così. Per cui ha preso sicuramente una nicchia o un pubblico che comincia a riconoscere quel tipo di prodotto e che si distanzia da quello della Disney. Secondo voi sì, no? Quello sì, quello ha preso una fetta di magari... Con l'andare, magari con altri, continuando a produrre prodotti del genere, la gente inizierà anche a... Si è bloccato di nuovo? Vi ho perso tutti. Sì. No, siete saltati tutti contemporaneamente. No, te la faccio breve. Cioè, non mi ricordo più perché è andata via, mi si è cancellato quello che stavo dicendo. Beh, andiamo con le domande intanto di Giacomo su... No, non era di Giacomo, aspetta, di Giampiero, questa è per Gaia. Allora, quella di One Punch, ultima domanda per Gaia. Quali sono le tue influenze a livello di fumetti? Puoi nominare anche i manga, One Punch Man, ora che è già finito il corso. Già finito il corso. L'ho massacrato al suo tempo. No, allora... Io per lo più ero sui Topolino, quelli ce l'ho ancora la collezione, quelli non li butterò mai via. Qualcuno delle Wings, delle Witch, quelle ce l'ho sempre. Sonic, ricordo. Sonic, quello è rimasto, Fabiano, quello è nel cuore. All'esasperazione lo disegnava Sonic. Quello non me lo puoi tirare via, quello non ce la farei nemmeno tu. E poi salvo quello, qualcosa di manga di sicuro mi è arrivato perché Fabiano mi diceva tutte le volte che ero un mix tra Disney e il manga, che non sapevo da dove lo tiravo fuori, e però salvo quello poi ho sempre apprezzato che Fabiano mi desse altre alternative da leggere, perché non sono particolarmente acculturata sui fumetti, quelli un pochino più specifici, devo essere sincera. Infatti tutte le volte che Fabiano prendeva, andava da basso e tirava fuori magari un albo che non avevo neanche visto da lontano, era sempre bello vedere dal basso di lì sotto. Sì, tiravi giù un porcone a Max. Max, ce l'hai l'albo? Ce l'ho, vieni a prenderlo, alza il culo e vieni. Benissimo, vediamo cosa hanno da proporci oggi. Però, beh, quelli più o meno erano i fumetti che seguivo, però apprezzo sempre di cercare qualcosa di nuovo perché ho bisogno di conoscere altre cose, non posso fermarmi sempre sulle stesse tre cose che conosco. Bisogna ampliarsi, altrimenti che predica faccio allo spettatore che gli dico ma non vera cercare i film un pochino più di nicchia. Certo, se non ci vado neanch'io, però sono sulla stessa onda. Bravo. Io approfitto sempre sulla scena per fare i complimenti. No, a parte questo, perché comunque io Gaia la conosco e so che era motivatissima, sempre ha faticato tantissimo per riuscire comunque a studiare alla scuola di animazione, riuscire comunque adesso entrare nel mondo lavorativo, comunque si sta creando il portfolio, comunque è una persona che non si ferma mai. Però effettivamente si sente spesso che della difficoltà di riuscire a affermarsi professionalmente quando si fanno comunque, si intraprende questa strada legata al disegno, che sia fumetto, che sia animazione, che sia illustrazione, comunque qualsiasi cosa legata al disegno. No, dal punto di vista, approfitto proprio di Gaia per dire cosa è che l'ha portata poi ad arrivare, perché non è semplice, noi adesso ne parliamo in maniera molto semplice, però lei sta lavorando una grossa produzione europea d'animazione, anche Alessandro lo sa benissimo, che è grande come produzione, noi vediamo praticamente degli stralci di disegno, poi qualcuno vedrà anche il film, ma è una produzione molto grossa, che richiede un impegno, richiede una professionalità, richiede
anche un investimento non da poco, non si, per niente dietro c'è la Apple. Quindi come ci si è arrivata? Nel senso, cos'è che ci vuole per riuscire poi a lavorare in quell'ambito lì e per essere a 24 anni vista o presa in considerazione come professionista? Allora, io, a parte la scuola, la Nemo che ho fatto, l'Accademia di 3 anni per animazione, ho lavorato già tanto da scuola, perché quando potevo facevo anche degli extra, e lavorare extra mi ha permesso di avere la borsa di studio in America con John Nevarez per studiare storyboard, che storyboard è effettivamente la mansione che, se riesco, vorrei portare avanti per gli anni a venire. Oltre a quello, io comunque l'unica cosa che ho fatto veramente è stata lavorare tanto, non solo su progetti, ad esempio questi qua della Cartoon Saloon, dove ho lavorato in ufficio, io ho continuato a lavorare anche nei fine settimana, la sera, certo avrò sacrificato tante ore di magari stare ai videogiochi o andare in giro a farmi un drink con gli amici. Io ho sempre lavorato anche a progetti personali in modo da essere sempre uno step avanti per quando mi servirà, per esempio, il portfolio. Io, se metti che finisco il contratto ad agosto, io già a marzo devo essere pronta per mandare quanti più possibili storyboard, quanti più possibili portfolio a tutti gli studios a cui posso fare appello, perché altrimenti so già che se non mi do da fare adesso, che riesco a stare sveglia fino alle 3, posso lavorare fino a tardi e ho la mentalità di ok, devo imparare questo, questo e questo, mi posso organizzare bene, magari più avanti sarà più difficile. Detto ciò, ovviamente è difficile entrare nel settore a 23-24 anni, se non prima, se non poco dopo. Però io consiglio sempre di continuare a provare, perché se tanta gente si lamenta ma non riesco a entrare, ma non riesco a fare, ma di qua, ma di là, ma se la gente poi non ha un portfolio e non ci prova a rimanere sul radar ogni mese a mandare a fare cose nuove, non si può neanche pretendere che che gli grandi studios vengano a cercarti. Bisogna continuare a rimanere sul radar, ma bisogna continuare a provarci. Quanti noi hai collezionato, per curiosità? Allora, io sono stata fortunata e ho collezionato solo 5 no prima della Cartoon Saloon, perché praticamente ho finito scuola a luglio 2018, se non sbaglio. Gennaio 2017-2018, vabbè, ho finito scuola. Dopo Natale dello stesso anno ho fatto i 2 mesi di storyboard e poi dopo altri 3 mesi ho trovato lavoro alla Cartoon Saloon, ma in quel caso c'è stata anche la lettera di raccomandazione da chi mi ha fatto da mentore per storyboard, che probabilmente ha aiutato, probabilmente no, non lo saprò mai, ma a questo punto preferisco sapere che mi sono fatta comunque, scusate il francesismo, mi sono fatta al culo a fare per riuscire a trovarmi questa posizione, e si vede come me va. Tanto sì. Di sicuro ho lavorato tanto, di sicuro c'è stato un aiuto anche da parte del mio mentore, di quello lo ringrazio tantissimo. Se volete andare a cercarlo, si chiama John Nevarez ed è uno storyboard artist d'eccellenza, veramente, anche come persona è veramente bravo. Di sicuro anche lui mi ha aiutato tantissimo, quindi è un mix tra quanto c'hai voglia di lavorare, le persone che ti tieni attorno e i contatti che ti fai, e poi tanta pazienza. Lì c'è poco da fare, non si può fare nient'altro, devi avere pazienza da un certo punto in avanti. Allora, ci sono due domande, una interessante, sì, che possiamo anche proporre anche ad Alessandro. Quanto invece, sì, il merchandising fa la differenza? La Disney se ne può valere a vagonate, ma una piccola casa di produzione no. Questa parte già con uno svantaggio non indifferente, non credete? Sì, è molto semplice la risposta. Devi capire la potenza della tua società. Se pensiamo che, però, un paragone al di là della Disney si può fare benissimo con lo studio Ghibli, o Ghibli, come lo volete pronunciare. Il merchandising dello studio Ghibli è paragonabile, ok, non paragonabile, ma abbastanza paragonabile a quello della Disney. E sappiamo che nella sua storia lo studio Ghibli ha fatto un decimo dei film della Disney, eppure continua a portare avanti l'idea di merchandising ancora di Totoro o di tutti i loro personaggi storici, vendendone a vagonate anche al di fuori del Giappone.
Però un prodotto come Wolf Walkers avrebbe difficoltà a proporre. Lo so, bisognerebbe capire a monte studio quali intenzioni ha. Io me lo sono sempre chiesto, ad esempio, per la Aardman. La Aardman, anche loro fanno dei film ancora forse più complicati di quelli, perché sono a passo uno, con i tempi che ne conseguono, insomma, e sono bellissimi, alcuni fortunati, altri meno fortunati, sono in piedi da molti anni anche loro, eppure se io volessi il pupazzetto di Wallace e Gromit non lo trovo, perché probabilmente alle spalle servirebbe una struttura diversa, oppure non ci credono, oppure non lo so. Quindi è la stessa cosa che dico anche tutte le volte che sono in studio, ragazzi, serve della merchandising anche per voi. Adesso per Wolfwalker o comunque per tutti i film che abbiamo c'è l'artbook, ma capisco che magari al bambino l'artbook non gliene possa fregare di meno, all'adulto quello sì, quello l'artbook so perfettamente. Il merchandising funziona nel momento che c'è una diffusione del prodotto. Del merchandising, sì, deve essere, se fai quattro... giustamente è tutto fatto. Collegato, la Disney ha un merchandising forte perché la diffusione del proprio prodotto è forte. Sì, però diciamo che esistono ovviamente... tolto il discorso Italia, e si potrebbe fare anche per certe properties italiane dove non esistono personaggi o pupazzetti o quel che è, tolti vari Lupo Alberto e Diabolik, per scelte a monte fai fatica a trovare anche delle cose legate ai prodotti Bonelli, o comunque e ce ne sarebbe, volendo. Tu dici, ma io voglio il personaggino di Dylan Dog, perché no? Non c'è pubblico, non credo. Devi sempre capire un po' quanto vuoi fare il passo più lungo, e soprattutto devi avere una property forte. È chiaro che se dalla Canzone del Mare sono passati 7 anni, è un tempo molto ampio, quindi o tu hai avuto un successo tale da cominciare a mettere in produzione una serie di pupazzetti legati alla Canzone del Mare, e quando uscirà Wolfwalker sarò pronto. Oppure, se tu già hai dei timori sul prossimo film, diventa problematico. Io dubito che lo conoscano in tanti, questo film d'animazione. Io l'ho visto ed è bellissimo, ma io temo che... Mi ha preso per l'estremo, infatti ti ho preso l'Aardman per quello, perché comunque lavora, diciamo, un po' di più. È un po' più diffuso, sicuramente. Allo stesso modo, però, non ha merchandising di nessun tipo, che io sappia, o magari ce l'ha in Inghilterra. No. Allora, la Cartoon Saloon qualcosa ha di merchandising, soprattutto sul loro sito, c'è poco, c'è da ammetterlo, però da quanto ho capito è perché dalla direzione quello che cercano di fare è prodotti quanto più ecologici, quanto più eco-friendly possibili, quindi ovviamente già quello un po' gli taglia le gambe, perché effettivamente, vista quanta attenzione hanno, perché anche per gli altri corti che abbiamo fatto, tipo collaborazioni con Greenpeace, i direttori vogliono che la cosa sia quanto più eco-friendly possibile, che sia anche di aiuto, tra virgolette, al fatto che siamo un piccolo studio in Irlanda, quindi che aiuti anche l'economia locale per quanto possibile, quindi magari anche quello che li ferma, poi non confermo né smentisco, perché magari cambieranno idea con i prossimi film, se avranno sponsor più grandi, magari... si sveglieranno domani e mi diranno: abbiamo tutti i peluche che vuoi del mondo e abbiamo finalmente delle magliette anche per gli adulti e non solo per i bambini, quello ci speriamo tutti. Però so che la Cartoon Saloon, ad esempio, vorrebbe tanto, però vuole allo stesso tempo essere dare attenzione all'ambiente. Allora, ci sono un po' di domande. Dunque, sì, una di Anna: come è stato vedere i tuoi disegni animarsi? Bellissimo, vederlo dopo tante ore che sei sulla stessa scena, finalmente va bene, vai avanti la prossima. E poi, quando lo vedi poi tutto, cioè, li vedi parlare, li vedi vivere? Fa emozione, è emozionante, più che altro dopo un po' devi starci attento, perché se vedi se sei lì solo a guardare, cavolo, avrei potuto migliorare quello, ti rovini il film, quindi devi sederti e dire quello che hai fatto. Ti è mai capito di esserti annoiata mentre disegnavi qualche scena? No, quello no, perché è comunque tante esperienze. Ti ha pesato, ma sei questa qua? Richiede un certo impegno, perché potrebbe essere... Richiede un certo impegno, perché riguardi la stessa scena per settimane anche. Se ci sono tanti retake,
dovrai lavorare su, su quei 7 secondi di animazione per tantissimo tempo, però... Ma lo dico per dare uno schiaffo a un ragazzo che abbiamo in studio e che si annoia. Allora, per essere ripetuto, può sembrare ripetuto. Però se stai facendo questo lavoro sai già di cosa, di che morte morirai, quindi sei già lì pronto per eventuali magari momenti un po' morti e magari momenti più emozionanti, dipende anche dalla scena, c'è da dire, perché se ti trovi la scena che c'era ad esempio nella canzone dove hai i lupi che corrono, sono 47 lupi dietro, i due personaggi davanti, lì ne vale la pena, ne vale la pena veramente. Allora, velocemente, perché comunque siamo, abbiamo un po' sbordato, sì. Lo so che Alessandro si è andato a cena, ecco, a mangiare il pulino. La famosa domanda. Prima, film o merchandising? Questa la faccio ad Alessandro. No, allora, no. Nascono no. insieme. Nascono insieme perché ovviamente, almeno ad alti livelli, ma questo per tutto, per qualsiasi film americano, diciamo i film di supereroi, perché non è che tutti i film abbiano del merchandising. Però sì, di voi film di Tarantino, chiaramente c'è una macchina dietro promozionale che comprende qualsiasi cosa, dalle t-shirt ai fumetti apposta, ai cosplayer. È normale, è un film in cui investi milioni e milioni di dollari e gran parte del rientro sappiamo che viene dal merchandising, Star Wars in primis. E questo è assodato, quando la Disney ha comprato tutta la Lucasfilm, diciamo che i soldi li ha fatti poi al di là dei film che effettivamente hanno incassato, li fai poi con tutto il merchandising che ci gira intorno. Non ci sono altri esempi fuori dagli Stati Uniti, appunto. L'unico che mi viene in mente è quello dello studio Ghibli, che funziona benissimo, a mio parere, perché ha dei personaggi immortali e comunque sempre nell'immaginario collettivo e quindi poi continuamente proporli in vendita sotto varie forme di peluche, di pupazzini, di tazze, di qualsiasi cosa. Per curiosità, quanto percepisci dallo studio Ghibli per sponsorizzarlo in questa maniera? Guarda, il grosso rimpianto della mia vita è non averlo visitato ancora. E conto di farci una visita, no, in realtà. Beh, appena aprono le gabbie, sì. Fare una bella puntata sullo studio Ghibli con tanto di foto e di immagini. Magari. È già, già purtroppo Takata ci ha lasciato, e quello è un grande dispiacere. Però sì, no, non mi fa nessuna. Cioè, no, a me fa piacere parlare appunto perché sono tra i pochi che portano avanti un discorso di animazione di un certo tipo. Quindi viene prima il film al merchandising, in breve. Dipende, se si parla di un film che poi avrà il merchandising, direi contemporaneamente. Poi dice Giampiero, ci sono progetti sì. per trasportare Wolfwalkers su altri media, come ad esempio i videogiochi, essendo che la produzione è Apple, puoi dire Gaia, si sa qualcosa? Non ne ho la pallida idea. Allora, so che c'è, credo, non so se c'è ancora sullo store, vabbè, ci sono le carte, potrebbero esserci qualche puzzle di sicuro, c'è qualche gioco concreto, modello i vecchi giochi, magari qualche gioco in scatola, però effettivamente per telefono, forse mi sembra che c'è stato, c'è ancora qualche filtro per applicazione, ma non so se faranno qualcosa tipo giochini alla Temple Run. No, il fatto che la Apple abbia messo, diciamo, mano, comunque abbia messo occhio su questi progetti qua, probabilmente l'intenzione di creare un'alternativa c'è. Di sicuro, comunque ci stiamo sperando in modo da attirare ancora più pubblico, comunque attirarli tramite, ah guarda il giochino, che bello, che carino, da cosa viene? Per curiosità, attirare anche solo la gente. Tende a diffondere comunque il prodotto, cioè che sia uno che sia l'altro, tutto aiuta a creare nuovi progetti comunque creativi. Sicuramente. Allora, vai. No, che appunto avere un colosso come Apple può aiutare e Apple è uno anzi è il prossimo grande nome del mercato dello streaming, perché se fino adesso è stata abbastanza schiscia ad aspettare, ha già in rampa di lancio diversi progetti personali molto esclusivi, tra cui quella della fondazione di Asimov, che è un po' la serie su cui sta investendo di più, non solo per i diritti, di cui ha speso davvero una vagonata,
ma anche per probabilmente il livello e la qualità. Quindi aspettiamoci che nel prossimo anno, due anni, entrerà in gioco pesantemente sul mercato, e di conseguenza poi da lì, appunto, avendo a monte una potenza tale da poter garantire anche merchandising e cross-medialità su, sulle sue varie piattaforme, si potranno fare discorsi diversi anche per appunto prodotti di animazione magari. Io boicotterò sia Apple che Disney, per cui andrò sempre, spero sull'Android TV oppure il famoso Windows TV che nascerà a breve, ma mentre stiamo aspettando questo, io farei andare, ti farò anche vedere, Alessandro, la tesi che ha dato alla scuola di animazione di Gaia. E poi salutiamo tutti e ringraziamo. Sì, sempre bello averti, Alessandro, una bella botta, una bella aria. Sì, ci voleva, bello. Sì. Oddio, Sandro. No, facciamo animatiche. Questo qua era quello dell'anno prima, questo è il secondo anno. No, blocco tutto? Blocco tutto. È quello da me, se vuoi far vedere e quello. La tesi. E dicono, ma no, guarda. Qual era l'ultimo? Era quello che c'è dentro anche tu, era quello del circo. È vero, aspetta che devo cercarlo però. Quello lì era la tesi del secondo anno. Ah, Circus Animatic, giusto? Circus Animatic, pensi a quello. Ok, ha ragione, sì, scusami. È passato un po' di tempo. Figurati io che quando lo vedo sono lì, quante cose vorrei rifare. Infatti non bisogna guardarli più. Ok, andiamo. Mi nascondo. Vabbè, a me mi è rimasto impresso. Ah, è vero, questo qui è il circo. Sì, è molto carino. Andiamo, insomma, è più avanti. Storia tua, Gaia, giusto? Poi ti do il contesto, ti sei dimenticato il contesto all'inizio. Contesto, time out, bellissimo. Detto così, scene di vita vera. No, il tema di fine anno era il circo. Il problema è che quando eravamo due o tre classi, e tutti a fare il clown triste e il clown felice, storia d'amore, storia triste.
ho tentato di metterlo in chiave diverse, ho provato a fare giornata tipo di una persona in chiave circo, quindi le vicende viste in maniera diversa, e mi ero divertita a inserire tutte le persone che conoscevo sparse in mezzo nel pubblico, c'è Fabiano vicino all'ascensore, i miei insegnanti. Ma dai! Sì, sì. Ho bisogno di compagni. Io avevo tempo di stare lì, impegnarmi anche il character design, non avevo tempo, dovevo studiare, fare animazioni, imparare 3D, e questo qui era tra i più lunghi, non so perché me l'ho fatto così lungo, mortacci. No, allora diciamo che è un animatic, per cui l'animatic sì, è animatic. Tutta una serie di frame, no? Dando l'idea dell'animazione, perché animare anche un corto del genere... Sì, siamo tutti equilibristi. Non avevo fisicamente tempo. Ci vorrebbe una male di tempo. Che ne pensi, Alessandro? Ti è piaciuto? Molto. Ma io sono molto appassionato di animazione, quindi è piacevole anche vedere sempre nuove leve che fanno strada. E, insomma, e tornando anche a un discorso sui lavori all'estero, dispiace, come dire, vedere che i nostri talenti se ne vanno, l'avevo detto anche a Gabriele Pennacchioli, che anche lui è cresciuto anche lui di livello e lavora negli Stati Uniti ormai da tempo, ha lavorato anche lui su un'altra produzione molto interessante per chi è appassionato di animazione, che è Love, Death and Robots, che è un'esclusiva di Netflix, in cui appunto ci sono molto bello. Tanti realizzati in decine di stili differenti, quindi dalla 3D all'animazione classica, e anche lui è un altro che è dovuto, come dire, emigrare per trovare lavoro. Però, insomma, l'importante è che lavorino e facciano vedere che non siamo secondi a nessuno. E poi, se un lavoro è valido, la gente poi trova il modo di apprezzarlo, di vederlo, di parlarne e di farlo circolare. Tanto adesso a Gaia l'abbiamo incastrata, proprio per anni l'avremo da un'altra parte, magari ho lavorato. Sì, intanto lei manda il curriculum, perché quando tu mandi il curriculum lo mandi a tutto il mondo, giusto? Lo mando ovunque, non si sa mai chi dice sì, fai conto che cos'è che era, da una delle risposte era Disney TV, adesso non stiamo cercando, rimani in contatto, già sapere quello il non ora è già tanto. Tanti dei no sono non ora. Rivedremo, lo intervisteremo nuovamente, il nuovo progetto. Tu sarai più anziano, Alessandro, con molta più esperienza, molto più preparazione, molto più conoscenza. No, le auguro non così tanto tempo. No. Più anziano. Allora, va bene, le annate in quarantena qua. Eh sì, perché adesso è così il mondo, che siamo sul web, domani non si sa che cosa può accadere, Fabiano. Qua ogni 6 mesi intanto da Alessandro nel mondo. Perché Antonio pure l'ho sentito, dobbiamo fare questa benedetta puntata su Godzilla, perché Antonio ne vuol parlare, tu ne sei ferratissimo. Sì. No, poi suggeriva anche una cosa Giacomo, se non sbaglio, di fare, cos'era qua? Parlare di Il principe cerca figlio, anche no. Che riuscite a organizzare con Alessandro anche una puntata sul principe cerca figlio sulla prossima uscita di Ne. Non c'entra nulla col fumetto, è una roba legata di il grosso problema è quello, l'avrei anche ricollegato alla vecchia trasmissione sugli anni 80, ma anche lì, appunto, dal principe cerca moglie, ma era necessario un fumetto e un videogioco per poter partecipare all'estrazione. Quindi si fa. Io Godzilla, però secondo me avrà una bellissima puntata. Godzilla, detto questo, Antonio è dura. Vedi, sì, Godzilla, Giampiero subito, sì, Godzilla. Allora, detto questo, intanto ringraziamo Gaia. Grazie Gaia, in bocca al lupo. Ci rivedremo ancora quando farai altre ti procedi magari sempre con di questo livello, e io me lo auguro, perché comunque veramente piacerà morire come stile. Aspettate, lo preferisco. Che devo arrivare, aspettate, che sta arrivando qualcosa di bello, non posso dire, ma arriva. Allora,
questo. L'angolo del cartone animato dobbiamo avere qua. E quindi ne parlerà sicuramente Alessandro, come ha fatto con l'articolo di Cineocchio. Anzi, seguite Cineocchio, perché lui va a scavare, a ravanare nei film più assurdi di questo mondo, rivalutandoli. Certo. Come giustamente è giusto fare, io ricordo ancora Waterworld, come sei riuscito a rivalutare tu, penso nessuno, ma o The Postman, che è un altro film. Man, certo, ma sono film che ingiustamente erano avanti con gli anni, quindi adesso giustamente vanno riscoperti e bisogna dar loro il giusto peso nella storia del cinema. C'è anche un orrendo film su Netflix russo, tra l'altro, Guardiani delle Dimensioni, una roba così, l'ho visto l'altro giorno. Non ho ancora finito di vedere, ma penso che non ho finito di vedere. Molto deludente, come quasi tutti i film russi, devo dire. Però seguite Cineocchio, perché effettivamente ha degli spunti. Sì. Dicevi? No, che come tutti i film russi è molto deludente. Dico i fantascientifici. Dei bei input, però poi. Però hanno dei concept strepitosi. Sì, è vero, vero. Mi piaceva infatti l'idea, però poi si perde un po' nelle cose strane, anche dal punto di vista della scrittura, no? della sceneggiatura. Sì. Però seguite Cineocchio, perché secondo me va a ravanare, io dico ravanare, però va a cercare delle tematiche legate al film, al cinema, comunque alle serie TV, che solitamente non si toccano, sono quelli un po' più... Esatto, si può, più particolari. Sì. Era un cuore, non era niente di che. No, ho avuto paura perché secondo come lo giri il cuore. È che si vede al contrario nella telecamera, quindi vedete la parte dietro. Ringraziamo Gaia, ringraziamo Alessandro. Diciamo che siamo in uscita con Alzheimer, che è il nuovo libro di Rosa, preordine, sta per arrivare, poi faremo vedere un po' di tutto. Io vi chiuderò questa puntata proprio con il trailerino di Alzheimer. Sì, che abbiamo visto il tuo lavoro, cara Gaia, qua secondo me ci dobbiamo solo nascondere, ma uno fa quello che può. Parla per te, Rosa, io non mi nasconderò mai di fronte a nessuno, e neanche Alessandro, malgrado lui abbia apprezzato Waterworld. No, che poi mi è piaciuto anche a me, però pensavo di essere l'unico. La stessa gente a cui piacciono i film di animazioni strani. Quella gente lì. Sì, quella. Comunque, allora, continua a mandare commenti, noi te li giriamo. Gaia, la reputazione di Waterworld è curioso. Vai a vedere tra Giampiero, perché non solo Waterworld, ma ci sono una marea di film che secondo me sono stati analizzati molto bene, e solitamente sono quelli di cui la critica di massa non parla proprio benissimo. Invece, io mi ricordo che lo chiamavo mondo gabinetto Waterworld. No, anche The Postman è un bel film, ma sottovalutato. È molto bello, secondo me. Ok, ciao a tutti. Ragazzi. Vediamo presto. Intanto mandiamo Alzheimer. Il trailer. Devo mandare qualcosa? Il trailer, muoviti!